visitatori. Noi non amiamo i visitatori, via, ciò, andate, via. Volete restare? Sì! Siete proprio sicuri? Sì! Va bene, se volete restare, restate. Però qui ci sono delle regole da rispettare. Tanto per cominciare mi presento. Io sono Bulbo Bulbero, il sindaco di questo paese. Rispetto al sindaco, cioè a scusi, ma è troppo divertente. E poi in questo paese non si ride. Ridere è severamente proibito. Questa sì che è bella. Scommetti che le faccio sentire la risata più forte del mondo? Mamma mia, non lo dica neanche per scherzo. Bambini, uno, due, tre. È una famiglia. No. E perché viaggi? Perché ho un compito preciso. Sarebbe? Aiutare le persone a ritrovare il buono che c'è. Oh, il mio sedere è diventato una frittata! Ma che dici, senza nome, su! Glielo giuro, signor Bulbo, guardi i miei calzini! Oh, mamma mia! Togliti questo calzino puzzolente da sotto il naso! I panni si lavano prima di stenderli! Ma non li ho lavati! Ma se puzzano come una caciotta andata a male! Io rido quanto mi pare, perché ridere fa bene, lo sanno anche i bambini. Ridi anche tu, ridete anche voi, coraggio, dai! Senti che bello! E infine, con una barca sono arrivato qui, in questo piccolo paesino, e stavo pensando di fermarmi un po', ma non lo so, che dite bambini, mi fermo? No! Oh, un libero! Sì, sono io. Allora hai sentito tutto? Sì, anch'io sono innamorato di te. Sposiamoci, sposiamoci qui e vivremo felici. Ma non possiamo sposarci qui, c'è il problema di Bruno. Qui non si sposa proprio nessuno. Lo vedremo. Ah, ti sfido a duello. Sono pronto. Voi se volete potete anche fare il tifo. Potere del cacao magico per farvi essere
sempre allegri, assai contenti, ma anche buoni ed obbedienti. Sì, eccoli qua, la fantastica storia del cioccolato.